Ciao a tutti ragazzi, oggi proverò le pastiglie e i dischi Galfer montati sui freni Magura MT7 di cui ho fatto il test qualche giorno fa. Galfer, un'azienda spagnola situata a Barcellona, mi ha mandato 3 set di pastiglie oltre ad un set di dischi da 203 mm per fare quindi il paragone con i dischi Magura, quelli pensati per il Gravity e l'e-bike. I dischi sono questi qua, li potete vedere. Li sto usando già da un po' di tempo e in questo momento ho montato sulle pastiglie viola, si può notare il colore qua così, che sono quelle definite high performance o e-bike, quindi pensate un po' per l'utilizzo gravoso. Ho poi altri 2 set di pastiglie, una è l'Advanced che è di colore rosso e l'altra è invece la Race che è di colore blu. La differenza fra queste pastiglie è da una parte la mescola, su cui Galfer non dice molto, ma ovviamente è differente la componente organica da quella metallica a seconda della pastiglia e di quanto questa pastiglia deve durare. Quella per i bike, che deve essere più resistente al calore e alle lunghe frenate, avrà probabilmente una parte metallica in più e durerà di più. Quelle Race invece sono di colore blu e hanno la particolarità di non dover essere rodate, cioè uno prende, va e sono pronte all'uso. Vi dico anche che le ho già provate tutti e tre, quindi sono già tutte e tre rodate, come rodati sono i dischi. Altra cosa, per fare bene il paragone, userò sempre la stessa discesa, lo stesso tracciato, e alla fine della discesa cambierò le pastiglie. Allora, queste sono le pastiglie consigliate per e-bike. Qua facciamo qualche salto. Sono tutte rodate, quindi anche queste qua. E diciamo che sono poco rumorose, però mi sembrano anche le più potenti del lotto. E sentite che la risposta, sono anche abbastanza silenziose. Certo, questo rumore metallico c'è su tutti i freni e dischi, indipendentemente se è Magura o no, almeno quelli che ho provato io. Però il disco, pur essendo un disco meno pesante e meno pieno rispetto a quello che usavo fino all'altro giorno di Magura, vuol dire che la risposta è sempre pronta anche in caso di bagnato. Non trovo queste pastiglie di bike, o comunque per utilizzo gravoso, sembrano funzionare proprio bene. Adesso cambio le pastiglie performance, cioè quelle viola o e-bike, e metto su le Race, così sentiamo subito la differenza. Allora, mi ero sbagliato sul colore delle pastiglie. Le pastiglie Race sono verdi e sono quelle che ho montato su adesso. Come avete visto, l'operazione è molto veloce perché anche queste pastiglie sono magnetiche sugli MT7 Magura, quindi basta staccare un attimino la pastiglia dalla calamita e si tira fuori, per poi fissarla col piccolo perno. Se andiamo a vedere il disco, come potete vedere c'è meno materiale rispetto al disco Magura per e-bike. Molto meno materiale, è più leggero, però ho notato che anche nelle discese lunghe nessuno si surriscalda in maniera che la frenata ne venga compromessa. Anzi, finora devo dire che non ho avuto nessun tipo di problema. Adesso sulle pastiglie blu, cioè quelle Race, che tra poco sentirete, sono più silenziose. Qua davanti Axel Tognolo, seguitelo su Instagram, e anche mio figlio. Vedete qua, i freni sono silenziosissimi rispetto ai Race di Magura, un altro mondo. Qua l'inchiodata, per esempio, ecco dove lui sbaglia, non ha sui Magura con i Galfer. A livello di potenza non noto una grande differenza con i freni pastiglie viola. Forse, ecco, queste qua sono un attimino più pronte in frenata, nel senso che non c'è bisogno del minimo riscaldamento per farle funzionare bene. Quelle viola un attimino una pinzata
o due bisogna dargliela. E anche questi dischi con queste pastiglie sono facili da controllare, quindi la modulabilità dei freni è rimasta identica. Qua per esempio è bello ripido, lui blocca come un matto, ma io no, infatti riesco a chiudere la curva meglio. Bene, adesso tocca alle pastiglie rosse. Adesso vi faccio vedere in dettaglio lo scopo d'uso di ogni pastiglia Galfer, perché Galfer sul suo account Instagram, che vi consiglio di seguire, ha pubblicato un'immagine su cui si vede chiaramente che le rosse, cioè quelle che avevo usato adesso, le Advanced, hanno un alto contenuto di metallo, sono pensate per ogni condizione e sono molto potenti. Invece quelle viola, le e-bike, sono pensate per durare a lungo, hanno una mescola più dura, come si pensava già appunto per riuscire a resistere alle alte temperature. Invece quelle verdi che avevo montato fino a poco fa sono quelle da gara, sono definite silenziose, non c'è bisogno di rodaggio e hanno un alto coefficiente di frizione. Ora io non so dirvi molto su quanto durino, perché questo test è stato fatto nelle ultime 3 settimane e in 3 settimane non riesco a consumare 3 set di pastiglie, soprattutto se non ho seggiovie o impianti da usare come in questo periodo di coronavirus dove sono ancora chiusi. Durante il test fatto precedentemente vi posso anche dire che in condizioni di bagnato non ho trovato una grande differenza fra queste pastiglie, perché si sono tutte comportate molto bene, sono sempre state abbastanza silenziose, come d'altronde tutte le pastiglie sui freni Magura una volta che si è data una pinzata. Siamo con le pastiglie rosse. Sempre l'axle davanti a noi, sono silenziose tanto quanto le altre. Adesso vediamo giù la staccata quanto si riesce a inchiodare, però mi sembra che sia la stessa potenza. Road gap e curva, vediamo se la prende stavolta. Sì, ce l'ha fatta, grande Axel. Io sento l'inchiodata, è stato uguale, cioè la potenza è sempre la stessa. Anche la dosabilità sempre ottima, devo dire, cioè, questi freni su Magura M27 per ora tutte le pastiglie che ho provato hanno confermato la dosabilità, e le Galfer anche loro, non c'è niente da eccepire come quei dischi. Vabbè, col ripido molle vediamo. Ah, che stavolta ha frenato meglio anche lui. Niente, perfetto, direi che queste pastiglie rosse sono comunque un buon acquisto. Beh, insomma, è difficile decidere quali delle tre sia la migliore, perché secondo me va vista un po' in termini anche di quanto durano, e sicuramente in questo caso le viola, cioè quelle da e-bike, dureranno più di tutte le altre perché hanno più mescola metallica dentro. Però mi sento di poterle consigliare tutte e tre senza nessun problema. E i dischi? Sì, non saranno i dischi più massicci a livello di materiale, però devo dire che hanno tenuto bene. Le conclusioni. Pastiglie e dischi Galfer si sono rivelati veramente un ottimo prodotto. Sono disponibili non solo per Magura, ma anche per Shimano, SRAM e per tutti gli altri freni che si trovano in giro. Trovate i prodotti Galfer anche online ad ottimi prezzi. Ho messo il link qua sotto nella descrizione. Il disco si trova già intorno ai 20 euro. Fate una prova anche con i vostri freni, che siano SRAM, Shimano, Formula, fate una prova con i dischi e le pastiglie, non è un grande costo e sicuramente magari scoprirete che i vostri freni possono rendere di più di quello che crediate. Questo è tutto ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito in questo video, ci vediamo al prossimo. Buone pedalate, ciao!